Una cosa va chiarita, si parla spesso di siccità e di carenza d'acqua, ma in Abruzzo l'acqua c'è, il problema è che non ci sono le infrastrutture necessarie e sufficienti a portare l'acqua nelle case di tutti. E come dire, le governance del passato non hanno lavorato a scongiurare queste gravi criticità e a risolvere i problemi. Con la Commissione siamo riusciti a portare il tema dell'acqua al centro del dibattito regionale. Il secondo risultato è pratico: grazie alla Commissione finalmente i gestori dialogano tra loro, collaborano tra loro e collaborano con ERSI. Poi c'è il risultato di avere oggi già un documento che è una base di partenza su quello che sarà il futuro della nostra regione. Se pensiamo che oggi le altre regioni cominciano a parlare su come organizzarsi relativamente alla crisi idrica, il governo nazionale ha creato un tavolo ad hoc soltanto qualche giorno fa, noi abbiamo già il documento che certifica quello che dobbiamo fare per il futuro. Abbiamo anche affrontato temi quali l'agricoltura e la montagna, soltanto parzialmente evidentemente, perché il tema dell'acqua è un tema talmente vasto che varrebbe la pena di sviscerare e di approfondire da oggi e per il futuro, e io spero che questa regione lo faccia e lo farà in futuro. Per quanto riguarda la montagna si è posto il tema dell'innevamento artificiale, se valga ancora la pena investire nell'innevamento artificiale, quanto costi innevare artificialmente e soprattutto se sia utile innevare con queste temperature. Abbiamo affrontato il tema dei cambiamenti climatici e la relazione porta degli spunti e delle soluzioni anche relativamente al comparto della montagna e al turismo della montagna, cioè forse vale la pena cominciare a pensare di diversificare gli investimenti relativi alle strutture ricettive, quindi destagionalizzare il turismo, perché molto probabilmente, ce lo dicono purtroppo i numeri, i dati e gli scienziati, in futuro non sarà più possibile sciare sempre. Altro discorso è quello relativo all'irrigazione, e anche nel Fucino grandi interventi devono essere fatti, anche qui grandi fondi saranno necessari, ma l'agricoltura è forse il settore più semplice, nel senso che con le nuove tecnologie, con l'irrigazione a goccia, basterà talmente tanta poca acqua che insomma l'unica cosa che si dovrà fare sarà organizzare e pianificare gli investimenti.